L'intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio e delle attività a contrasto delle indebite percezioni e delle frodi relative alle erogazioni pubbliche di origine nazionale ed europea hanno consentito alle fiamme gialle del Comando Provinciale di Sassari di scoprire 12 casi di indebita percezione del reddito di cittadinanza. In particolare, per mezzo di specifiche indagini patrimoniali e mirati riscontri sul territorio, i finanzieri della tenenza di Tempio Pausania accertavano in taluni casi la falsità ideologica perpetrata mediante dichiarazioni non veritiere necessarie per l'accesso alla misura di sostegno al reddito in questione. In tal altri rilevavano l'omessa comunicazione all'INPS di importanti variazioni intervenute relative sia alle condizioni occupazionali che patrimoniali. I risultati ottenuti testimoniano una casistica variegata di condotte fraudolente. Alcuni soggetti, pur essendo titolari di diverse proprietà immobiliari, risultavano aver richiesto ed ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza, altri invece svolgevano attività lavorative in nero e sono stati scoperti grazie ai controlli eseguiti proprio nel contrasto del lavoro irregolare o per l'avvio di ispezioni fiscali. Dall'inizio dell'anno le fiamme gialle tempiesi hanno quindi accertato una frode in danno all'erario per oltre 130.000 euro e di conseguenza deferivano 12 soggetti appartenenti ad altrettanti nuclei familiari per i profili penali alla locale autorità giudiziaria e per quelli amministrativi all'INPS. L'azione della Guardia di Finanza, tesa al contrasto dell'illecito accesso a prestazioni assistenziali, si inquadra in un più ampio e costante dispositivo a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e a garanzia di tutti i cittadini, in particolare di coloro che usufruiscono legittimamente di misure di sostegno, quali il reddito di cittadinanza, a maggior ragione in un periodo di emergenza come quello attuale. Lo scorso 7 ottobre un autista dell'ATP di Sassari è stato colpito al volto con un ombrello da un anziano passeggero, redarguito, per non aver indossato correttamente la mascherina, riportando lesioni giudicate guaribili in 5 giorni di cure. Ieri, al termine delle indagini avviate immediatamente, i carabinieri della stazione di Sassari hanno denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria il pensionato sassarese di 75 anni, già noto alle forze dell'ordine. Prosegue l'azione della polizia locale per far rispettare le norme in vigore per il contrasto al diffondersi del coronavirus. Venerdì il comando di via Carlo Felice ha eseguito controlli congiunti con la Guardia di Finanza nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico programmato dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, che hanno portato a sanzionare una sala slot e 6 ragazzi nella piazza sopra il mercato civico. Una pattuglia della polizia locale e una della Guardia di Finanza sono intervenute intorno alle 20 di venerdì sera sanzionando il titolare della sala slot che in base all'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri deve restare chiusa. Per il locale sarà comminata anche la sanzione accessoria disposta dall'ordinanza sindacale. Poco dopo, gli agenti sono intervenuti sempre in un'azione congiunta nel piazzale sopra il mercato civico, dove erano stati segnalati alcuni ragazzi senza mascherina che creavano assembramento. Per ciascuno è arrivata la sanzione da 400 euro. La polizia locale in Borghese, nella stessa sera, ha multato anche un bar che alle 19.30, per quanto avesse le serrande abbassate, all'interno continuava a servire clienti. Per lui, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista quella accessoria della chiusura per diversi giorni. Sabato sera, grazie ad alcune segnalazioni, gli agenti in Borghese hanno sanzionato anche 7 ragazzi seduti nei gradini dell'istituto magistrale che non solo non rispettavano alcun distanziamento interpersonale, ma nessuno portava la mascherina. Anche per loro è arrivata la sanzione da 400 euro. Infine, ieri sera, domenica, è stato multato un ragazzo fermo ai giardini dell'emiciclo Garibaldi con altre persone. Lui era l'unico che non aveva neanche con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. In generale, il comando ha notato molta più attenzione da parte della popolazione, anche dei più giovani, nell'usare correttamente la mascherina. Nella quasi totalità dei controlli, le persone hanno dimostrato di essere particolarmente sensibili sull'importanza dell'uso dei dispositivi, che insieme alla corretta igiene delle mani e al distanziamento interpersonale, continua a essere uno dei pochi strumenti per contrastare il diffondersi del virus. Si celebra oggi 2 novembre in tutta Italia la giornata dei defunti e anche i cittadini sassaresi si sono recati presso il locale cimitero per salutare i propri cari e lasciare loro un pensiero ed un fiore. In questo periodo particolare di emergenza sanitaria, alla quale la pandemia ci costringe, anche l'ingresso al cimitero è stato regolamentato per evitare assembramenti. Infatti, nella giornata di oggi, la polizia locale si è occupata, oltre che di dirigere il traffico veicolare e pedonale, anche di far rispettare il numero massimo di ingressi in contemporanea e il distanziamento interpersonale
sociale tra le persone all'interno del cimitero. L'affluenza, già dalla mattina, è stata tanta, segno tangibile del forte legame che unisce le persone presenti a quelle che purtroppo non ci sono più, a maggior ragione in un periodo storico come quello che stiamo vivendo in questi mesi, dove troppe persone hanno perso i loro cari a causa del coronavirus e si ritrovano nel giorno della commemorazione dei defunti con una profonda ferita ancora aperta. Una giornata di maggiore riflessione, quindi, rispetto anche a quella degli anni passati. La straordinaria mobilitazione di 267 sindaci, la presa di posizione dei vescovi sardi, l'incoraggiamento di Papa Francesco, le migliaia di firme raccolte dalle associazioni di volontariato, anche col forte contributo di Amici di Sardegna, insieme alle ragioni portate all'attenzione dell'Organismo Nazionale di Controllo, presieduto da Francesco Profumo, presidente dell'associazione che rappresenta collettivamente le fondazioni di origine bancaria della Compagnia di San Paolo, lo scorso 9 settembre, nel corso di un'audizione speciale, sono state ignorate. Il 28 ottobre l'ONC ha confermato l'inammissibilità dell'associazione CSV Sardegna Solidale alla seconda fase della manifestazione di interesse, decidendo in questo modo di porre fine all'esperienza ultraventennale di Sardegna Solidale, ritenendo che l'associazione Sardegna Solidale non avesse titolo per poter essere accreditata, dichiarando che non era il soggetto a cui oltre 20 anni fa il COGE della Sardegna e la Regione Sardegna avevano affidato il compito di organizzare e gestire il centro di servizio per il volontariato. L'ONC non dice che il vincitore è il titolare di quel bando e la sua trincerazione emergente da una interpretazione giuridica soggettiva appare come una decisione ingiusta e irrispettosa della storia dell'identità del CSV Sardegna Solidale, che con un vero e proprio cavillo interpretativo smontato dai rappresentanti di Sardegna Solidale nell'audizione del 9 settembre cancella l'esperienza del CSV Sardegna, unico in Italia, interamente gestito dai volontari, compreso il direttore volontario, e da organizzazione di volontariato, con lo slogan programma volontari per volontari. Nel pieno della seconda ondata della pandemia, in cui il mondo della solidarietà è chiamato a una nuova mobilitazione, il CSV Sardegna Solidale entra in una fase di estrema incertezza e di larga mobilitazione. I volontari sardi, con il sostegno di vescovi e sindaci e col supporto dei mezzi di informazione, sono decisi a difendere le loro ragioni, la loro identità e la loro storia, costruita grazie al comitato promotore del CSV Sardegna Solidale, che l'ONC non ha voluto riconoscere, che è stato il soggetto vincitore del bando emanato nel 1997, permettendo di esercitare per oltre 20 anni la titolarità sul CSV Sardegna Solidale. L'ONC sembra avvalersi di un cavillo burocratico assolutamente inconsistente e pretestuoso, frutto di una lotta sotterranea che per le carunie di questi anni ha generato processi sempre vinti da Sardegna Solidale. Tutte queste offese, persecuzioni ingiuste e costanti contro Sardegna Solidale, che ne è vittima, come sostengono tutti i volontari, che ne sentono ingiusta queste decisioni di inammissibilità, portano alla mobilitazione temporaneamente sospesa in attesa delle definizioni e determinazioni dell'ONC, riprende su diversi fronti e con maggiore vigore per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle ingiuste decisioni adottate dall'ONC. Fra tutti i mezzi di informazione che ne divulgano la notizia, TRG manifesta partecipazione, solidarietà e vicinanza a CSV Sardegna Solidale e spera vivamente che tutti i volontari possano proseguire il loro operato per il miglioramento di questa società che proprio in questo momento ha bisogno di punti fermi e certezze, soprattutto per chi sta male e vive ai limiti di ogni umana sopportazione per via di questa crisi economica e sanitaria creata dalla pandemia da coronavirus. Il misterioso e affascinante fenomeno che ha trasformato in pietra gli alberi di una grande foresta del passato è legato ai grandiosi avvenimenti di un'epoca segnata dalle eruzioni vulcaniche. Un fenomeno raro e grandioso che si identifica oggi nei territori di Martis, Bulzi, La Erru, Perfugas e in parte Chiaramonti, Santa Maria Coghinas e Sedini.
e che ha prodotto un'enorme ricchezza culturale per la Sardegna, fotografando un'epoca risalente a circa 15 milioni di anni fa. Il Miocene, penultimo periodo dell'era terziaria, ci permette con i suoi fossili e in particolare con i legni pietrificati di scoprire le specie vegetali di un tempo antichissimo e di capire quali grandiosi eventi ambientali avvennero in un misterioso passato nell'Anglona. La vastità del lago, culla della fossilizzazione della foresta, ha dato luogo a vari microambienti nei quali si sono formati differenti tipi di fossili. Il patrimonio paleobotanico costituisce senza alcun dubbio uno dei beni più preziosi e cospicui dell'intera paleontologia sarda. Nessun'altra regione italiana, infatti, può vantare un patrimonio di questo genere, come quello riscontrato nella nostra isola. L'idea di un parco paleobotanico, da intendersi non come un parcheggio di tronchi pietrificati, ma come una delimitazione di un ambiente naturale nel quale sia possibile incontrare gli alberi fossili accanto ai loro discendenti odierni. Ma per tutelare un ambiente bisogna prima conoscerlo, sapere come e perché si è formato e se è vero che usi e costumi attuali sono andati consolidandosi negli ultimi secoli, è però anche vero che grandiose testimonianze di genti più antiche si stagliano ancora imperiose a rammentarci la continuità di un rapporto
fra uomo e ambiente, cominciato tanto tempo prima. Sempre più bruciato.
bonus idrico emergenza Covid-19, l'ente di governo dell'ambito della Sardegna eroga un rimborso tariffario straordinario per gli utenti del servizio idrico integrato gestito da Banoa che versano in condizioni socio-economiche disagiate a causa dell'applicazione delle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. Regolamento e moduli sul sito www.bonusacqua.it oppure presso il comune di residenza. Il nuovo video di Pietro Sanna, Aio a Mari, è disponibile su tutti i social e sulla nostra emittente tutti i giorni. Performa Confcommercio Sardegna presenta il corso di barman dal 2 al 14 novembre 2020 presso le sedi della Confcommercio. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza. In onda sulla nostra emittente il lunedì e il venerdì alle 16 e alle 18.30. Il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angiù di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito serality.angioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoy Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itianjoyss@gmail.com. TG Informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.